Cari amici e cari amiche di Blog and Wine, buonasera. 9 ottobre 2011, siamo verso la fine della vendemmia e vi abbiamo riservato una ricetta fiorentina, veramente tipica di questo periodo. È la schiacciata con l'uva. Qui abbiamo la ricetta del team della fattoria da Burde, di Andrea Burde a Firenze, quindi ricetta originalissima. E andiamo a elencarvi subito gli ingredienti. Abbiamo qui già spianata fontana, 400 g di farina con 5 cucchiai d'olio, 50 g di zucchero e un po' di sale, un cucchiaino scarso, mezzo cucchiaino. Qui abbiamo 150 ml di acqua tiepida con la quale andremo a formare l'impasto, naturalmente dopo aver inserito il lievito al centro della fontana, ma naturalmente l'ingrediente principe di questa ricetta qual è? Guardate un po' che robe! Uva fresca, in questo caso il nostro territorio, qui in provincia di Ferrara, l'uva Fortana, dalla zona del Bosco Liceo. Quindi noi adesso cosa facciamo? Faremo una palla di pasta che faremo lievitare per mezz'ora, dopodiché la divideremo in due parti per fare due strati da mettere su una teglia da forno, dopo vi indicheremo come fare, quindi rimanete con noi per la seconda parte del video.